Benvenuti nel mio tutorial di settembre. Oggi andremo a realizzare queste bellissime toppe. Sono semplicissime, utilizzeremo due metodi. Il primo modo utilizzerà il feltro, mentre il secondo modo utilizzerà soltanto il filato. Andiamo a vedere come si fa. Abbiamo bisogno di uno stabilizzatore a strappo di colore nero, un pezzo di feltro nero, fili da ricamo rayon madeira e il bobbin fill bianco. Se si vuole rendere termoadesivo la patch, allora bisogna applicare lo stabilizzatore Heat Seal. E per ricamare ho bisogno della mia bernina 735. Inseriamo nella macchina il file da ricamo scaricabile gratuitamente e vediamo il primo metodo, quello con il feltro. Intelaiamo lo stabilizzatore Cotton Soft di colore nero e ci appoggiamo sopra il feltro nero. Utilizziamo il bobbin fill bianco nella spoletta e inseriamo il piedino numero 26. Facciamo realizzare l'imbastitura alla macchina in modo che il feltro aderisca bene al Cotton Soft. Infiliamo la macchina con il filo da ricamo rayon bianco e lasciamo ricamare la nostra macchina da ricamo. Terminato il ricamo, la macchina realizzerà un contorno distante 2 mm dallo stesso ricamo. Togliamo il ricamo dal telaio, tagliamo tutti i passaggi di filo, strappiamo via il Cotton Soft e ritagliamo il contorno lasciando una distanza di 1-2 mm dalla cucitura che abbiamo appena fatto. Ecco qua, la patch è pronta. Se si vuole rendere termoadesivo la patch, allora bisogna applicare con il ferro da stiro lo stabilizzatore chiamato Heat Seal. Sul lato della carta rovesciare la patch al contrario e risagomare con una penna e poi ritagliare con le forbici. Appoggiare il lato adesivo dello stabilizzatore sul retro della patch. Fissare con il ferro da stiro caldo per qualche secondo. Ora con l'aiuto di uno spillo creare una fessura e poi spellicolarlo. Ed ora la patch è definitivamente pronta. Ora siamo pronti per utilizzare il secondo metodo. Prendiamo lo stabilizzatore Superfilm, che presenta un lato ruvido e un lato liscio. Poi abbiamo bisogno dei fili da ricamo rayon della Madeira e il bobbin fill di colore bianco. E sempre facoltativo è l'utilizzo dello stabilizzatore Heat Seal per renderlo termoadesivo. Tagliamo lo stabilizzatore Superfilm e lo pieghiamo in modo tale che all'interno ci sia i due lati che sono un po' ruvidi. Lo intagliamo così in doppio. Infiliamo la macchina con il filo di rayon. Usiamo nella spola il bobbin fill e lasciamo ricamare la macchina. Guardiamo che mentre ricama si sta creando una base su cui poi si realizza il ricamo vero e proprio. Questo ricamo è stato progettato specificatamente per essere realizzato senza l'utilizzo del feltro. Il ricamo è terminato. Togliamo il lavoro dal telaio e strappiamo via, come vedete nel video, il Superfilm. Se lo si vuole rendere termoadesivo, allora ripetere l'operazione che abbiamo visto per il primo patch. Finalmente è arrivato il momento di decorare la nostra giacca militare. Sistemiamo le patch a nostro gusto e le fissiamo con degli spilli.
Se abbiamo reso la patch termoadesiva, allora prendiamo un ferro da stiro e un panno umido e la fissiamo al tessuto per qualche secondo con il ferro da stiro stesso. Possiamo decidere di fissarlo meglio con una cucitura utilizzando il piedino numero 1, oppure possiamo applicarlo con la tecnica free motion utilizzando il piedino apposito. Ed ecco qua, abbiamo realizzato una nuova giacca. Non fermarti a pensare alle patch come abbellimento di capi d'abbigliamento. Se applicherai un collante termoadesivo potrai veramente sbizzarrirti. Ad esempio potrai usarlo come fermapacco, abbellimento di una cover oppure di un decoro di una parete. E poi chissà quante altre idee ti verranno in mente. Con i patch ci si può solo divertire. Vi aspetto per il mio prossimo tutorial di ottobre.